L'11 dicembre del 1943, Liliana Segre veniva arrestata per volontà del Reich tedesco. L'accusa era di essere nata ebrea. All'arresto seguivano il carcere, la deportazione, l'internamento, i lavori forzati, l'evacuazione dal campo di concentramento e la marcia della morte verso la Germania. Sopravvissuta alla marcia della morte, ha continuato a camminare passo dopo passo una lunga marcia per la vita, per trasformare l'orrore e la sopraffazione in memoria e condivisione. Scusate, ma è davvero una storia incredibile. Se non ce l'avessero tramandata, non avremmo mai pensato di assistere a tanta atrocia. Scusate. Io penso che la presenza di Liliana Segre oggi sia il segno tangibile che il coraggio delle donne può davvero aiutarci a scrivere un futuro diverso. E sono molto contenta che abbia scelto di ricevere questa onorificenza nella sua veste di senatrice a vita, che sottolinea e perpetua il suo ruolo di testimone della storia. Un ruolo che sta interpretando con grande entusiasmo, anche come presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Grazie ancora alla senatrice Segre per averci regalato il privilegio di condividere con lei questo momento toccante. Grazie. L'inferno di Auschwitz. I nazisti uccisero in modo sistematico e metodico più di 1.100.000 persone. È una responsabilità morale senza data di scadenza, una responsabilità assoluta, inseparabile dal passato, dal presente e dal futuro, anche del mio paese, della Repubblica Federale di Germania e soprattutto per il mio paese. Ricordare le atrocità commesse dai bisnonni, dai nonni e genitori tedeschi fa parte non solo della nostra ragione di Stato, fa parte anche della nostra identità nazionale. Stimata senatrice Segre, l'indifferenza porta alla violenza, una frase da noi tutti fortemente sentita che lei stessa ha avuto modo di ribadire a gran voce. Non ha mai esitato a criticare egoismi nazionali nonostante le numerose minacce poco velate nei suoi confronti. Ammiro profondamente questo suo impegno per una società migliore, per un'Europa più unita, più civile e meno indifferente. In questo momento sento tutto il peso della mia età. È come quando al cinema si vede una carrellata pazzesca di bisonti che corrono nella campagna e non si sa dove vanno. Poi il film finisce e di quei bisonti non si sa se sono andati al macello o no. Sono posta tante volte milioni di domande a cui in realtà non ho trovato risposta. È forse il tormento più grande della mia vita. Ho grande difficoltà a piangere e mentre un bellissimo pianto liberatore oggi mi farebbe benissimo, sento che non verrà. E come non verrà il pianto, continueranno sempre i bisonti a corrermi nella testa. E non si fermeranno mai finché io vivrò.